Venezia è viva è il titolo che ho dato al mio intervento di presentazione nel volumetto che poi verrà reso disponibile, e volumento appunto di presentazione del premio che quest'anno viene assegnato. E Venezia, credo, è effettivamente viva, lo è per le mille attività che riguardano questa città, a partire dai lavori che in qualche misura, ma credo in maniera abbastanza consistente, hanno ridotto il problema del rischio idraulico, e Venezia può vivere se riduce il rischio idraulico, che si tira dietro il problema dell'innalzamento del livello dei mari, eccetera, ma insomma abbiamo adesso una difesa generale e puntuale. È di recente completamento l'intervento per la salvaguardia della Basilica di San Marco, sono in corso i lavori di difesa della piazza e quindi insomma c'è una vitalità sia per quanto riguarda le opere pubbliche sia per quanto riguarda anche i numerosi interventi privati che mantengono sempre viva, operativa e operosa la città, nel senso che mantengono la residenzialità, anche se purtroppo questa sta pericolosamente diminuendo, la socialità, la cultura, le arti. Venezia è sotto gli occhi del mondo. Si discute molto, e molto si è discusso anche nella nostra commissione per l'assegnazione del premio, su come, su quali possano essere le modalità migliori per la conservazione della città. Se si debba cioè porre maggiormente l'accento sul massimo rispetto filologico della sua tradizione plurisecolare, oppure senza alcun compromesso con le odierne esigenze funzionali, oppure se si possa concedere qualcosa, magari più di qualcosa, a quelli che sono le condizioni d'uso oggi irrinunciabili in termini di sicurezza, fruizione e conforto. Ma di questo credo che se ne discuterà ampiamente nel corso di un convegno che sono il primo ad annunciare, forse, ma ne avevamo parlato in commissione anche con l'Ateneo per l'anno 21, per il 50° del premio Torta. E quindi sarà un convegno che riguarderà proprio la salvaguardia di Venezia, la sua conservazione, il suo sviluppo, perché appunto Venezia è viva. Ma al di là del fatto che ci si possa trovare d'accordo su un principio, il diavolo è nei dettagli, come diceva Mies van der Rohe, e non tutti sono in grado di accettarne le conseguenze. Sui principi possiamo anche trovarci d'accordo, ma a volte sulla declinazione degli stessi poi ci si scontra. Però, tutto sommato, anche questo è un segno di vitalità e rappresenta il grande interesse, direi anche l'amore che tutti noi abbiamo per Venezia e il suo contesto metropolitano. Venezia è viva e cercheremo di farla vivere il più a lungo possibile con tutte le nostre forze, con le competenze che ciascuno di noi è in grado di mettere in campo, ciascuno naturalmente con la sua propria professionalità, e ce ne sono molte che lavorano qui a Venezia. Non dico niente perché poi il premio verrà assegnato e aggiudicato e reso noto dalla nostra Presidente. Ringrazio tutti coloro che sono qui oggi per testimoniarlo. Qui finirebbe il mio intervento, però due parole, scusatemi, le devo dire su questi fatti che recentemente hanno attirato l'attenzione fortunatamente di tutto il nostro Paese. Credo questo episodio incredibile che si è verificato, questo femminicidio, lo ricordava all'inizio la nostra Presidente Magaraggia, episodio terribile che è stato stigmatizzato dal nostro Consiglio Nazionale. Noi ci associamo ovviamente anche come Ordine in genere alla condanna e alla vicinanza, diciamo forte che fatti del genere non devono più succedere. Io sinceramente non so cosa si debba materialmente fare, che ciascuno di noi possa materialmente fare per evitare tutto questo, ma credo che ciascun uomo, ciascuna persona, ciascun uomo si deve impegnarsi a fare qualcosa, qualsiasi cosa, appena ha la percezione che un fatto del genere si possa verificare, per evitare che questo possa accadere. Ciascuno di noi, credo, deve fare ciò che deve,
e si guardi dentro se stesso per individuare quello che deve essere fatto. Questa non è una possibilità, è un dovere. Grazie.